Io so che siete abituati a pensarmi in versione edicola CNU. L'edicola è finita, ma ci piace fare un sunto di quello che è stato. Soprattutto vogliamo spiegarvi perché abbiamo accettato la sfida. È stato il magnifico rettore che ci ha lanciato questa sfida e noi l'abbiamo raccolta. Ci siamo sentiti degli atleti in gara, abbiamo voluto vivere al 100% questa esperienza dei campionati nazionali universitari. Ci siamo voluti mettere in gioco perché ci sentiamo, come inchiesta, il quotidiano della città di Cassino. E poi, permetteteci, abbiamo creduto fino in fondo in questo progetto perché abbiamo visto una città piena di giovani, di atleti, e soprattutto poi abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con loro. Abbiamo dato un taglio diverso, più dinamico, e abbiamo usato un linguaggio molto giovane, molto vicino a quello che è il linguaggio dei giovani che ci hanno raggiunto a Cassino per i CNU. E poi soprattutto abbiamo creato un rapporto forte con loro fin dal loro arrivo in città con il discorso legato a WhatsApp. Abbiamo fatto trovare questo messaggio alle porte dell'albergo, dove di ogni albergo dove hanno soggiornato, e da qui si è creato un filo diretto con tutti gli atleti. Abbiamo accettato questa sfida e credo che l'abbiamo vinta. Ma entriamo nello specifico, vi diamo un po' di numeri per rendervi conto di quello che è stato il nostro lavoro. Abbiamo cominciato a seguire i campionati nazionali universitari 15 giorni prima dell'inizio, dello start, raccontando quella che è stata la storia dei precedenti CNU e quello che sarebbe poi successo in città a Cassino. Ma nello specifico abbiamo realizzato 12 speciali CNU, 95 pagine, 160 articoli. Ogni giorno 50 atleti fotografati sul nostro quotidiano. Abbiamo raccontato tutte le discipline, siamo stati in tempo reale su ogni campo, sempre presenti a bordo campo. Il 20% del nostro giornale è stato interamente dedicato ai campionati nazionali universitari. Fin qui i numeri e i risultati ottenuti sul cartaceo. Naturalmente abbiamo ottenuto grandi consensi anche sul web, avendo raddoppiato il traffico dei nostri contatti, soprattutto sulla pagina Facebook. Abbiamo raccontato in tempo reale tutto ciò che accadeva sui campi, abbiamo seguito a bordo campo tutte le partite che si sono disputate in questi campionati nazionali universitari. Siamo diventati il punto di riferimento per chiunque volesse seguire questi CNU. E in conclusione, naturalmente, abbiamo lasciato l'edicola, ma non perché è meno importante, ma soltanto perché ci piace farvi rivivere alcune emozioni. Abbiamo realizzato 40 video con diversi personaggi, atleti, addetti ai lavori, e ci hanno raccontato con le loro espressioni un po' così quello che noi volevamo raccontarvi, il dietro le quinte. Abbiamo stretto delle amicizie che rimarranno per sempre. Su tutte, per esempio, abbiamo avuto il piacere di incontrare Arrigo Sacchi. Dopo la splendida performance di Alessandro Siani, il magnifico rettore ci ha regalato Arrigo Sacchi. Mister Arrigo, allora, che ti sembrano questi CNU calcio? Calcio è perfetto, è sempre una bella manifestazione e tutti sono qua per divertirsi. Poi quello che è stracalcio lo lasciamo ai telecronisti e ai radiocronisti. E devo dire che per noi la dieta sono almeno 3 mojiti o 3 cocherum, altrimenti non è valida. Ah, va bene così. Questo è il segreto per vincere i CNU. Ci proviamo con questo segreto quest'anno. O anche per esempio simpaticissimi tifosi che sono rimasti così un po' perplessi. L'edicola CNU ospita uno storico tifoso del Cassino Calcio, Gavo Gavo. E poi abbiamo rincontrato uno che ha scritto pagine importanti per il calcio del Cassinate, che è l'allenatore della squadra di calcio maschile A11 del CUS Cassino, Mister Sandro Grossi. E ben informati, siccome tu sai che io ho delle talpe anche negli spogliatoi, mi hanno riferito che tra la fine del primo tempo, nella pausa, insomma, tra il primo e il secondo tempo, tu abbia detto la tua frase storica ai ragazzi. Devo ripetere io qual è la tua frase storica? Stemma sotto Nutrena alla fine della partita, in basta goppa in aereo. Però non è servita, però non è servita. Ma quello che ci ha contraddistinto è stato soprattutto la famosissima supercazzola, della quale un po' tutti sono rimasti vittima. Se poi dovesse andare male, continuo biologia. Stradivaris. Ah? Eccoti qua, benvenuta nel club della supercazzola. In bocca al lupo, ti facciamo recuperare, sei l'onzio? La supercazzola subito, ci sta tutta. E quindi sono veramente molto, ma molto contento. Sei l'onzio?
È la supercazzola anche per te, Carmine. Sdalonda sotto? Ti ho fatto una supercazzola, non ti arrabbi? No, una supercazzola. Beh, l'hai presa in pieno, però sei rimasto tranquillo. La supercazzola non lo so mai saputa fare, amici miei, no? Sì, sì. Va bene, insomma, senti, l'anda sotto là, il palco? Cosa? Hai preso la supercazzola anche tu? Non ci posso credere! Questa la buona c'è lui. L'anda dietro sotto? Eh? Eccola qua, anche a te la supercazzola! In conclusione, dice noi Granda? Granda sì! Oh, fantastico! Granda, sì. Il primo che si salva dalla supercazzola! Vi prego, fatemelo abbracciare! Ma naturalmente l'idea dell'edicola CNU era quella di raccontarvi il dietro le quinte di quello che poi è successo, di farvi vedere come anche davanti ad una sconfitta un atleta poteva subito ritrovare quella capacità di sorridere. In conclusione abbiamo messo in campo con tutta la redazione dell'inchiesta 6 giornalisti professionisti, 7 fotografi che hanno seguito questi CNU, ma comunque tutta la redazione ha lavorato a pieno regime. I ringraziamenti dei titoli di coda vanno sicuramente agli imprenditori che hanno sposato il progetto inchiesta legato ai CNU e il grazie, mi sembra doveroso, al direttore Stefano Discanno. Un'esperienza a dir poco magnifica. Get a good feeling, yeah.